Il programma è presentato da lo sbocciare di una vita, il profumo inebriante della tar, il fior di limone e di arancio della huerta murciana, forse tornò a farsi sentire, anche se non era il tempo, quel 30 settembre del 1893, in cui vide la luce la piccola Josefa Alhama Valera. Così venne chiamata il giorno del suo battesimo, quella che sarebbe stata Madre Speranza di Gesù. La prima di 9 fratelli di famiglia poverissima nasce in un'umile barracca del Siscar, nel comune di Santomera, in provincia di Murcia, Spagna. Il papà José Antonio è operaio agricolo avventizio con pochissime possibilità di lavoro in una terra ora rialza dal sole del Levante, con scarsa irrigazione in quell'epoca, ora inondata da catastrofiche alluvioni che quasi sempre mietono vittime umane. Josefa cresce vivace, intelligente, giocherellona e birichina come tutti i bambini. Tra i 7 e gli 8 anni è introdotta in casa del parroco di Santomera, dove viene educata dalle due sorelle di lui. Verso i 9 anni, mossa dal gran desiderio di fare la prima comunione, che in quei tempi si protraeva fino ai 12 anni, una mattina che celebra la Santa Messa, un sacerdote venuto da fuori, ne approfitta per rubare Gesù e inizia un rapporto di intimità con lui che durerà tutta la vita. Dunque, carissimi telespettatori, oggi parleremo di Madre Speranza di Gesù, ma soprattutto della spiritualità dell'amore misericordioso di Gesù, antica come il Vangelo. Dunque vi aspetto, non mancate. Eccoci, carissimi telespettatori, pronti per una nuova puntata di Calvision, una puntata davvero speciale, perché oggi parleremo di Madre Speranza di Gesù, ma soprattutto parleremo di spiritualità dell'amore misericordioso di Gesù, antica
come il Vangelo. E lo faremo con un illustrissimo ospite, padre Aurelio Perez, fratello dell'amore misericordioso, rettore del santuario dell'amore misericordioso. Grazie padre Aurelio per aver accettato il nostro invito, perché lo spirito di questa trasmissione innanzitutto di diffondere questo messaggio straordinario dell'amore misericordioso, quindi la spiritualità dell'amore misericordioso, ma è quello appunto di Madre Speranza di Gesù, perché in Umbria è poco conosciuta ancora, quindi abbiamo un grande compito in questo senso. Ma prima di cominciare a parlare di Madre Speranza e di Gesù, vorrei parlare un attimo di lei. Quando e come incontra Madre Speranza? È una storia lunga che risale a parecchi anni fa. Io ero un ragazzino di 10 anni, venuto dalla Spagna per arrivare nel seminario minore nostro della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso, che era stata fondata pochi anni prima. Io arrivo a Colle Valenza nel 1962, 15 ottobre, quando Madre Speranza era in piena attività. In quel giorno si inaugurava la casa delle nostre suore, le Ancelle dell'Amore Misericordioso, la cosiddetta Casa della Giovane. Era il 15 ottobre, giorno di Santa Teresa d'Avila, grande modello di vita per Madre Speranza. Quella è la prima volta che ho visto Madre Speranza, ripeto, un ragazzino di 10 anni. Piccolissimo. Piccolissimo, sì. Per cui posso dire che sono cresciuto un po' con lei, no? Nel senso che per 21 anni, lei è morta nell'83, quindi parliamo del 62, per 21 anni posso dire di essere stato con lei, di essere cresciuto in qualche modo con lei, no? E questa è stata un'esperienza unica che ha segnato profondamente la mia vita, no? Attraverso la persona di Madre Speranza e attraverso ciò che la sua persona voleva esprimere, cioè il messaggio che Gesù le aveva affidato da comunicare al nostro mondo di oggi. Veniamo dunque adesso a Madre Speranza, a Gesù, perché lei ha scritto una breve biografia, possiamo dire. Un opuscoletto, sì. Un opuscoletto, ed io la chiamo Speranza, e noi ci baseremo oggi appunto su questo opuscoletto. Quindi andiamo per ordine, saremo molto precisi in questo. E cominciamo con il capitolo della ricerca e la partenza. Quando comincia, padre Aurelio, il rapporto di intimità tra Gesù e Madre Speranza? Quando sboccia questo rapporto? Per rispondere a questa domanda, la cosa migliore è basarci sulle testimonianze di Madre Speranza stessa. Lei ha raccontato molte volte, soprattutto negli anni di Colle Valenza, quando faceva le cosiddette conferenze, oppure le chiamavamo noi le esortazioni, no? alle figlie, ai figli, e tante volte si intratteneva a raccontare episodi della sua infanzia. E l'intimità con Gesù è sbocciata nella tenerissima età di Madre Speranza. Lei veniva da una famiglia poverissima, davvero, una famiglia di 9 fratelli, lei era la prima, nata nella povertà più grande, e a quell'epoca, parliamo della fine dell'Ottocento, i poveri non avevano neanche la possibilità di andare a scuola, per cui lei non avrebbe imparato né a leggere né a scrivere se le due sorelle del parroco di Sant'Omera, nubili, che vivevano con il fratello parroco, non l'avessero presa con loro in casa, nella canonica, e loro stesse le hanno insegnato a scrivere, a leggere. La tenevano lì per un po' di ore, no? Lei faceva un po' la spola tra la parrocchia
e casa sua, e lì ha imparato a leggere e a scrivere, e ha imparato anche, come lei diceva, a scoprire l'amore di Gesù. L'intimità con Gesù è rivelata, penso, da quel episodio famoso che lei raccontava di come aveva fatto la prima comunione. All'epoca si faceva la prima comunione a 12 anni e lei però sentiva un desiderio ardente, non ne poteva più, diceva: Gesù, io voglio riceverti nell'Eucaristia, no? E allora, siccome era una bimba vivace, birichina, molto furba, escogitò di rubare Gesù, rubare l'Eucaristia all'età di 8 anni, quindi 4 anni prima dell'età prevista. Quando arrivò un sacerdote che era sconosciuto nella parrocchia, veniva per sostituire il parroco momentaneamente, lei, senza dir niente a nessuno, si mise in fila con le altre persone e ricevette Gesù. Ci furono dei grandi rimproveri da parte delle sorelle del parroco: ma come ti sei permessa? Cioè, poi hai preso una tazza di cioccolato prima, a quell'epoca bisognava essere digiuni, almeno da 12 ore, no? Ma lei diceva: io ero così felice di avere Gesù che gli ho detto: Gesù, rimani con me e non andartene via, perché per molto tempo forse non mi faranno rifare la comunione. E lei raccontava che è convinta che Gesù sia rimasto con lei sempre, non, anche sacramentalmente, gli chiese questa grazia. E tant'è che con la mentalità di bambina diceva: io da quel momento, quando anche giocavo alla corda, saltavo piano per non disturbare Gesù che stava dentro di me, la mentalità di una bambina. E quindi lei proprio lo sentiva dentro. Il buon Gesù, lo chiamava il buon Gesù. Era lì è cominciato quell'amore che poi ha bruciato tutta la sua vita. È entrato proprio nel suo cuore. Nel suo cuore, era sì. Presente, lo ha sentito per tutta la vita ormai. Il segreto della vita di Madre Speranza è l'amore di Gesù che abitava in lei. Andiamo per ordine, perché vogliamo essere molto dettagliati per quanto riguarda questa vita straordinaria, perché Madre Speranza era una grande mistica, Padre Aurelio, ma era anche una donna straordinariamente pratica e pragmatica, e poi ovviamente lo capirete perché. A Vienna, durante la sua professione religiosa, riceve il nome di Speranza. Perché proprio Speranza? Sì, quindi lei parte da casa sua all'età di 21 anni per entrare in questo convento di Vigliena, delle Figlie del Calvario, che era un'unica comunità che era rimasta, che poi si sono unite alle Claretiane, e riceve questo nome di Speranza, che per la verità lei racconta non le piaceva. Ah. Perché le ricordava una signora del suo paese che vendeva il pesce e si chiamava Speranza e portava sempre un grembiule molto sporco di pesce, no? Allora abbinava, però l'obbedienza le chiese di prendere quel nome e lei obbedì. Non immaginava che sarebbe stato un nome profetico. Il Signore, ecco perché fu Dio a chiamarla Speranza, no? È stato il Signore che le ha voluto dare questo nome nuovo, no? Si chiamava Josefa. Era tutto un programma, perché quando uno scopre l'amore di perché Dio... Perché lei aveva delle visioni, Padre Aurelio, vedeva il Signore, sì, Madre Speranza. Queste, diciamo che queste grazie straordinarie hanno iniziato a manifestarsi dopo, quando la Congregazione delle Figlie del Calvario si è unita alle Claretiane. Lì cominciarono a rivelarsi in lei determinati fenomeni mistici, anche molto forti, no? Come soprattutto durante la Quaresima e durante la Settimana Santa, viveva i dolori della coronazione di spine, della flagellazione. Ci sono delle testimonianze dell'epoca di suore che erano con lei, e tant'è che poi naturalmente, come sempre, la Chiesa è molto prudente. È giusto che sia così. No? Vuol vederci chiaro, non è che subito accetta. San Giovanni nella sua prima lettera dice: mettete alla prova gli spiriti per vedere se veramente vengono da Dio oppure vengono da altrove, no? Dalle altre fonti, ecco, certamente. E allora la misero
sotto la guida e la direzione di un santo padre claretiano, padre Antonio Naval, che la sottopose anche a tante prove abbastanza dure, no? Per vedere se veramente le cose venivano da Dio oppure erano roba sua, della sua psiche o della sua fantasia, e lui si accorse che lì c'era la mano di Dio. Imparando ad amare, a un certo punto il Signore insegna a Madre Speranza la scienza dell'amore. Come lo fa? In che modo e perché? Sì. Perché tutto è un disegno divino per quanto riguarda la vita di Madre Speranza. Sì, perché sì. Madre Speranza è soltanto un'intermediaria, no? Lui si serve degli esseri umani che poi diventano dopo la morte santi, sì. Ma in realtà lui vuole comunicare il suo amore misericordioso. Esatto, esatto, esatto. No? Quindi come lo fa? E perché la scienza dell'amore? Lui proprio dice, perché lei ne parla, no? Sì. Che lui le insegna questa scienza dell'amore. Sì, e qui se permette faccio un piccolo passo indietro, no? Certamente. Proprio quando... Mentre lei stava interrogandosi sul suo futuro, sapeva che doveva consacrarsi al Signore, però non sapeva ancora come, no? Poi entrò appunto tra le figlie del Calvario. Ma in quel periodo di discernimento c'è un episodio molto importante, no? Fece un'esperienza in un ospedale che era gestito da alcune suore, no? E lei, anche questo lo ha raccontato a Colle Valenza molti anni dopo, no? Quei racconti suoi sono bellissimi, sono una miniera, no? per conoscere tutta questa preparazione del Signore, questa pedagogia con cui l'ha portata a diventare uno strumento del suo amore. Allora lei racconta che andò in questo ospedale con una suora che ormai era infermiera, era molto pratica anche con la gestione dei malati, tanti anni lì, e passò vicino a una persona anziana che stava morendo. No? E Madre Speranza se ne accorse e lo indicò alla suora, no? Era ormai negli ultimi istanti con il rantolo, e questa suora disse che andò lì e gli coprì il volto con un lenzuolo, no? Con il lenzuolo, no? A questa persona malata. E poi partì e Madre Speranza rimase molto male, e la suora se ne accorse e le disse: vedrai anche tu con il tempo, anche a te con il tempo diventerà il cuore duro, cioè imparerai a gestire queste situazioni. E lei disse: basta, basta, non, vado via, non voglio che il mio cuore diventi duro. Cioè lei voleva sempre mantenere una sensibilità profonda verso la sofferenza degli altri la toccava profondamente, no? E lì cominciò questa pedagogia, che poi aveva anche dei risvolti personali, no? Lei ha... nel senso che quando stava nella congregazione, per esempio, la prima congregazione delle Claretiane, cominciò ad avere appunto queste manifestazioni particolari, aveva anche delle capacità molto, molto buone dal punto di vista umano nella gestione delle bambine, dei collegi, eccetera, che le volevano molto bene, no? Sapeva gestirle bene, e c'era un po' di gelosia da parte di qualche altra suora, no? Come allora, sempre. Come sempre in queste situazioni, no? E allora anche lì ebbe delle prove molto dure, no? Ci fu un momento che ebbe un confinamento proprio, un isolamento nella comunità, perché l'avevano accusata delle cose che poi si rivelarono delle calunnie non vere, no? E lei dice: in quel periodo di isolamento, che durò parecchio tempo, dice, lì ho imparato ad amare, con lo sguardo fisso su Gesù. Cioè lì cominciò a sperimentare che tante prove della vita, tante sofferenze, soprattutto quando sono ingiuste, no? Quando vengono accettate per amore del Signore, unite a Lui, diventano... anziché un motivo di scoraggiamento, diventano come degli scalini per salire nella via dell'amore. E quella è stata la scuola dell'amore per lei. Lì ho imparato ad amare, attraverso lei. La sofferenza. Attraverso la sofferenza, accettata però in unione con Gesù. Sempre in unione con Gesù, perché sempre. Madre Speranza
ha vissuto ogni secondo della sua vita insieme a Gesù. A un certo punto il Signore le dice: Padre Aurelio, speranza, dove non possono entrare i poveri, non ci devi entrare neanche tu. È ora di partire da questa casa. Signore, e dove devo andare? Perché Gesù le dice questo, l'importanza dei poveri? Sì, questo è stato un episodio molto interessante, no? E anche quella è stata una scuola d'amore, l'amore verso gli ultimi, verso i poveri. L'episodio avviene quando lei era nella congregazione delle Claretiane, quindi prima che Gesù le chiedesse di fondare la nostra famiglia religiosa, e lei da subito, da sempre, aveva avuto questa sensibilità appunto per i poveri, per gli ultimi, e lì cominciò a, in una casa che era di un'associazione di signore cattoliche, ma che collaboravano con le suore claretiane, e le affidarono a lei la gestione anche di alcune iniziative sociali, caritative, no? E lei un giorno di Natale organizzò un pranzo eccezionale, anche racconta poi lei con l'aiuto grandissimo della provvidenza di Gesù. Esatto. C'è stato molto aiuto della provvidenza, Gesù proprio le veniva incontro. Ma lo possiamo dire, Padre Aurelio, in che modo la provvidenza interveniva in quei casi? Lei ha raccontato espressamente. Perché è importante per noi esseri umani credere nei miracoli che accadono, perché Gesù esiste e vivo più che mai in questi tempi difficili. Noi dobbiamo tornare a credere in Gesù. Sì, guardi, lei lo ha raccontato, no? Che e questi episodi si sono moltiplicati anche più tardi, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. La moltiplicazione del cibo, lei tante volte ne ha fatto esperienza. Esatto. Gesù, con pochissimi mezzi che lei aveva, proprio ha fatto quello che ha fatto nel Vangelo, moltiplicando i pani e i pesci. Lei ha avuto molti di questi episodi e li ha raccontati, e le nostre suore, soprattutto fin dall'inizio, sono state testimoni di tutto questo. Allora, aveva preparato questo pranzo, appunto, per i poveri, e arrivarono più di 400, con l'aiuto della provvidenza di Gesù, che aveva provveduto a procurargli il cibo, no? In abbondanza, in sovrabbondanza. E arrivano questi 400 poveri, grande festa, grande gioia, Natale, ma in quel momento capita una di queste signore dell'associazione delle signore della carità che gestivano questa casa, no? Erano anzi le proprietarie. Chi è che ha fatto venire qui dentro tutta questa gente a sporcare la casa? E Madre Speranza dice: guardi, signora, non sono venuti a sporcare, sono venuti a mangiare. È il Natale, anche per loro. Anche per loro è Natale. Questo lo potrà fare quando la casa sarà sua. Lei rimase, no, di stucco, Madre Speranza, si aspettava un po' più di sensibilità, no? Dice: almeno il giorno di Natale. Dice che allora lei andò in cappella con l'animo oppresso proprio dall'angoscia, no? E dice: Gesù, che cosa devo fare? No? E sente Gesù che le dice quello che lei ha ripetuto prima: speranza, dove non possono entrare i poveri, neanche tu devi entrare. Vai fuori da questa casa. E lei dice: dove andrò, Gesù? Dove andrò? E poi vedremo. Ecco. Dove andrà? Dice Madre Speranza, scrive nel suo diario: oggi, 5 novembre del 1927, mi sono distratta. Cioè, ho passato parte della notte fuori di me e molto unita al buon Gesù. E lui mi ha detto che io devo fare in modo che gli uomini lo conoscano non come un padre offeso per le ingratitudini dei suoi figli, ma come un padre buono che cerca con tutti i mezzi il modo di confortare, aiutare e far felici i suoi figli, e che li segue e li cerca con amore instancabile
come se non potesse essere felice senza di loro. Padre Aurelio. Sì. A proposito di sue visioni, queste crisi mistiche, come possiamo chiamarle? Sì. Guardi, questo è uno degli episodi che lei documenta nella prima pagina del suo diario. Questa pagina è scritta il 5 novembre 1927, la prima pagina del diario di Madre Speranza. Perché questo diario? Perché quel padre spirituale suo, padre Antonio Naval, claretiano, sant'uomo, le disse, quando comprese che lì c'era la mano di Dio nella vita di Madre Speranza, le disse, anzi le ingiunse per obbedienza, dice, madre, lei scriva in un quaderno tutto ciò che il Signore le rivela, tutte le manifestazioni, anche mistiche, tutto quello che passa nella sua vita, nel suo cuore, lo deve trascrivere letteralmente, così come avviene. Lei non l'avrebbe mai fatto perché era molto riservata, però in obbedienza al padre spirituale cominciò a scrivere questo diario. E quella che lei ha letto è la prima pagina. Benedetta obbedienza che le ha chiesto padre Antonio Naval, perché in questo modo abbiamo un tesoro. E meno male che l'abbia scritto, perché queste rivelazioni che il Signore fa agli esseri umani, sì, poi devono servire a noi, sì, infatti, per credere, non per altro. Sì. Il Signore per questo si rivela, ad alcuni ovviamente, sì, a dei prescelti, possiamo dire, sì, unti del Signore, che Lui li sceglie, spesso così sceglie i più poveri. Come lei era poverissima, lei prima diceva, di 9 figli, sì, lei dice, no, quasi era uno straccio, il Signore sceglie proprio lei, questo sì, diceva anche Suor Faustina Kowalska, sì, forse. Sì, 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 ma questo è tipico dell'agire di Dio, no? Che come canta Maria nel Magnificat, no? Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, no? È l'agire di Dio. Perché questo? Poi torniamo alla pagina del diario. Esatto. Perché diceva Madre Speranza, Dio per fare le sue cose grandi sceglie sempre gli strumenti più piccoli, perché così si vede che è Lui ad agire, non è opera umana. È che Lui, no? Che esiste. È Lui, esatto, no? Ecco, allora è interessante che la prima pagina del diario si apra su questa distrazione. Madre Speranza le chiamava così, no? I suoi momenti di intimità mistica con Gesù, quando Gesù le rivelava determinate cose che manifestavano il progetto di Dio su di lei, no? Lei le chiamava distrazioni, perché non era molto discreta, non voleva dare l'impressione, io sono una mistica, io sono... No. Allora dice, questa notte mi sono distratta, no? E il buon Gesù mi ha detto così e così, no? Perché questa rivelazione, proprio quella prima pagina del diario? Guardi, lì c'è il fuoco, la scintilla, diremmo così, che fa partire tutto il fuoco della vita di Madre Speranza. Senza quella pagina non comprendiamo la missione che Gesù le affida. Gesù le dice, tu devi fare in modo che gli uomini mi conoscano non come un padre offeso per l'ingratitudine dei suoi figli. Che vuol dire? Che tanta gente ha ancora un'idea sbagliata, molto, molto povera di Dio. Tante volte noi pensiamo a Dio ancora come un giudice severo, come un padre offeso appunto per l'ingratitudine dei figli. Non come uno che ci ama, e allora tante volte c'è solo la paura, il timore, ma non il santo timore di Dio, ma piuttosto quel timore pauroso, no? Di chi dice, oddio, adesso mi castigherà, adesso... Dove non c'è l'amore. Invece Madre Speranza sente che Gesù le dice, tu devi fare in modo che gli uomini mi conoscano, ecco il programma per tutta la sua vita, mi conoscano non come un padre offeso per l'ingratitudine dei suoi figli, ma come un padre buono, che cerca con tutti i mezzi, nota, con tutti i mezzi, il modo di confortare,
aiutare e far felici i suoi figli. Quindi fa felici. Anzi, li segue e li cerca con un amore instancabile. Guardi, il Vangelo è tutto qui. Gesù ci ha rivelato questo, l'amore infinito di Dio che ci cerca con un amore instancabile. Addirittura, dice Madre Speranza, Gesù le dice, come se Lui, Dio, non potesse essere felice senza di noi. È bellissimo, no? E questa è un'epoca, Padre Aurelio, dove tante persone hanno perso Gesù, hanno perso il Signore, nonostante tutte queste rivelazioni attraverso questi santi, perché come abbiamo detto prima, il Signore lo fa per noi. Ecco perché Madre Speranza è stata costretta a un certo punto di rivelare queste visioni, perché non erano di sua proprietà, ma dell'umanità, perché è un tesoro enorme di credere in Gesù. Perché senza Gesù non possiamo andare avanti, abbiamo visto quello che sta succedendo. Perché purtroppo viviamo un momento molto difficile da questo punto di vista. E lo spirito proprio di questa trasmissione è quello di diffondere la spiritualità dell'amore misericordioso di Gesù, che Gesù è vivo, è in mezzo a noi. Sì. Le ancelle e i poveri. Il discernimento prosegue tra prove e incomprensioni, finché nella notte di Natale del 1930 a Madrid, in un appartamento affittato nella povertà più grande, fonda insieme ad altre tre suore la Congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso. Povere come Gesù a Betlemme, mangiano un po' di zuppa di cavoli, dormono per terra appoggiando la testa sull'unico materasso che hanno e sono piene di gioia ed entusiasmo. Piene di gioia ed entusiasmo in povertà, nell'estrema povertà. Ecco la ricchezza, Padre Aurelio, di Gesù, la straordinaria ricchezza che ci dona. Il suo amore. Sì. Adesso che ha riletto, no, l'origine delle nostre sorelle, su cui ritorneremo, mi ha fatto venire in mente una frase che avanti ieri ha detto Papa Francesco in Congo, in Africa, dove è adesso in una missione molto difficile, lì in quella terra martoriata, no, ricchissima ma martoriata, e ha detto proprio questa espressione, che l'umiltà è la nostra vera ricchezza. L'umiltà è la nostra, l'umiltà è la nostra vera grandezza, ha detto, e la fraternità è la nostra vera ricchezza. Quindi l'umiltà è la vera grandezza. Maria lo dice nel Magnificat, no? E allora ecco perché il Signore si rivolge sempre agli ultimi, ai più poveri, e suscita nella storia della Chiesa delle persone, ce ne sono stati tanti di santi, no? Madre Speranza è una di queste per il nostro tempo, no? E allora è vissuta proprio le appunto. Le ancelle e i poveri, no? La prima opera che Gesù le chiede, a partire da quelle rivelazioni a cui abbiamo accennato prima, è che deve fondare una congregazione di suore che devono venire incontro agli ultimi, ai più poveri, orfani. Dovrai aprire collegi per bambini bisognosi, per orfani, per quelli che non hanno nessuno nella vita. Lei veniva da una famiglia poverissima, no? Quindi sapeva bene qual era questa realtà dei poveri. Ce l'aveva avuto sempre nel cuore. E comprende che il Signore le chiede questo e le ha chiesto una nuova fondazione, una nuova congregazione, una nuova famiglia religiosa per venire incontro a quella realtà che all'epoca era molto più accentuata di oggi. Ovviamente nella Spagna dell'epoca i bisogni erano enormi davvero, i bambini orfani, abbandonati, senza nessuno erano tanti. E allora Gesù le dice, guarda, devi cominciare lì.
e nascono nell'estrema povertà, come lei ha letto, no? Come Gesù nella capanna di Betlemme, una notte di Natale, in assoluta povertà, così anche le nostre suore, le ancelle dell'amore misericordioso, nascono in quell'appartamentino affittato e così avevano appunto un materasso, no? Che mettevano per terra e loro ci appoggiavano la testa tutte quante. E il mangiare, abbiamo sentito, era un po' di zuppa di cavoli, con ciò che avanzava a mezzogiorno ci facevano la zuppa alla sera, no? Ecco, eppure Madre Speranza aggiunge, eravamo felicissime. Esatto. Eravamo felicissime, no? Dove c'è Dio, dove c'è Gesù, anche nella povertà più grande, c'è la gioia, c'è la perfetta letizia, direbbe San Francesco, no? Ecco, questo è il segno di Dio. E questa congregazione doveva essere appunto per gli ultimi, per i poveri. Questo era il segno. E nacque, guardi, anche in mezzo a tante incomprensioni, anche da parte dell'autorità ecclesiastica. Non ebbero per niente vita facile le nostre consorelle, no? Nella loro nascita. Come spesso capita con le opere di Dio, che vengono non riconosciute subito, anzi osteggiate, perseguitate, diceva Madre Speranza. Purtroppo sì. Sì, ma quello è un segno dell'opera di Dio. È molto difficile che le cose di Dio vadano sempre su un'autostrada tranquilla, no? Diremmo che non è il segno di Dio quello. Come è nato Gesù, no? Come è cresciuto? Cioè non possiamo seguire un'altra strada, no? E così avviene per tutte le cose di Dio. In estreme difficoltà. Bussate poveri e vi sarà aperto, bussate sofferenti e troverete consolazione, bussate ammalati e sarete assistiti, bussate orfani e nelle ancelle dell'amore misericordioso incontrerete delle madri. Sì, questo diceva Madre Speranza. Dice, io vorrei che questo fosse idealmente scritto sulla porta di ciascuna delle comunità delle mie figlie, no? Questa congregazione appena fondata. E guardi, il Signore che ha un progetto grande, no? Quando chiama una creatura, in questo caso Madre Speranza, per un compito di questo genere, poi apre lui la strada. Nonostante è in mezzo alle grandi difficoltà, lui apre la strada e infatti il Signore aprì le strade. È incredibile che in 3, 4 e 5 anni, parliamo dal 1930, la notte di Natale fino al 34-35, in questi anni nascono ben 12 case con l'aiuto della provvidenza, con l'aiuto in particolare della signorina Pilar de Arratia, che fu una grande benefattrice e conobbe Madre Speranza e capì subito che lì c'era lo spirito del Vangelo, c'era un progetto di Dio e sposò quel progetto, no? E mise a disposizione anche case che lei aveva in varie parti di Spagna, no? Mezzi che lei aveva. E così Madre Speranza cominciò subito ad aprire queste comunità, queste case per bambini, anziani, persone sole, anche persone che avevano problemi cerebropatici, no? Con un aiuto specializzato in alcune case. Tuttora le nostre sorelle portano avanti queste attività. Qui stiamo parlando delle prime 12 case che nascono in Spagna, in pochissimo tempo. Però lo spirito era quello. Vorrei che nelle case delle mie figlie fosse scritto questo: bussate poveri, bussate malati, bussate persone sole e nelle ancelle troverete delle madri. Ecco, delle madri, un cuore di madre. Il cuore di madre accoglie sempre il figlio, in qualunque situazione si trovi. Anzi, più il figlio o la figlia attraversano delle situazioni dure di sofferenza, più il cuore della madre si fa vicino, teneramente vicino.
Ecco perché Madre Speranza diceva alle nostre suore: dovete essere delle madri, non tanto maestre, no, ma madri. È molto importante questo, no? Perché il cuore di Dio è così. Il cuore di Dio, diceva Madre Speranza, è il cuore di un padre e di una tenera madre. Usava questa espressione. Anzi, diceva così, no? Una delle espressioni tipiche, anche l'uomo più perverso, più abbandonato e miserabile, è amato da Dio con una tenerezza immensa. Dio è per lui un padre e una tenera madre. Anche per l'uomo più perverso, più abbandonato e più miserabile. Quindi Madre Speranza vuole accoglierci da vera madre. Facciamo una breve pausa, ci vediamo tra pochissimo. Le guerre, Roma e Pilar. Padre Aurelio, nel 1936 scoppia la guerra civile in Spagna. In questo periodo Madre Speranza arriva per la prima volta a Roma, in via Casilina. Cosa accadrà lì? Perché viene definito come uno dei momenti più difficili, più duri della sua vita? Sì. Beh, guardi, per vari motivi. La prima cosa è, anche lì vediamo il progetto di Dio, no? Intanto lei è andata a Roma la prima volta insieme alla signorina Pilar de Arratia, no? Di cui abbiamo parlato, nella primavera del 1936. Quindi prima, alcuni mesi prima che scoppiasse la guerra civile in Spagna, che causò tanta sofferenza, no? E tanti disastri. E anche lì lei ha parlato di una rivelazione particolare che ha avuto da Gesù, no? Che doveva muoversi, andare a Roma, anche perché la congregazione delle Ancelle stava subendo molte contraddizioni, difficoltà, opposizioni, no? Allora Gesù le fa capire: vai a Roma e presenta il tutto al Santo Padre, vivi lì nella città eterna, no? Dove c'è il cuore della Chiesa, perché si veda l'opera di Dio che io voglio portare avanti. E quindi va a Roma nella primavera del 36 e comincia a farsi, intanto andò subito al vicariato di Roma, si presentò ovviamente e disse: guardi, disse al cardinal vicario, per favore non mi mandi in una zona centrale o in una zona un po', diciamo, benestante, ricca, vorrei lavorare in una zona periferica dove c'è la povertà, dove ci sono... Ecco, sempre questa caratteristica, no? Sì. Allora l'indico: guardi, vada in quella zona lì della via Casilina, eccetera, oltre il ponte Casilino, che quella è una zona in espansione, in sviluppo, ma che ha bisogno proprio di una presenza di questo tipo. E lei andò lì all'inizio in affitto in una casa proprietà delle suore di Nevers, dove attualmente sempre in affitto sono le suore di Madre Teresa di Calcutta. Guarda un po', no? E poi lì di fronte lei comprò un terreno dall'altra parte della via Casilina, dove attualmente c'è la casa generalizia delle nostre suore. E quello fu un periodo difficile, perché?
prima di tutto per le guerre. Quindi scoppia la guerra civile in Spagna e Madre Speranza farà un po' la spola tra l'Italia e la Spagna in mezzo a tante difficoltà, poi si troverà bloccata, no? dalle situazioni della guerra, non potrà più rientrare in Spagna. Nel frattempo poi scoppierà la Seconda Guerra Mondiale a Roma con i bombardamenti, il famoso bombardamento nello scalo di San Lorenzo, eccetera, e Madre Speranza ha delle pagine, direi, drammatiche e sublimi nello stesso tempo di quei momenti, della fede con cui ha vissuto quei momenti, dell'aiuto impressionante che lei ha dato ai poveri, ai feriti, ai tanti poveri che non avevano da mangiare e per i quali lei preparava delle mense all'aperto, venivano a mangiare alle volte anche più di 1000 persone al giorno e Gesù moltiplicava gli alimenti anche esatto, lì. Ci sono delle testimonianze di alcune suore nostre, io ricordo personalmente di aver sentito di una suora nostra, Suor Piedad, una suora spagnola che è morta, che assistette a una di queste moltiplicazioni della pasta per più di 500 persone in una pentola così, le tirava fuori in continuazione, no? E tant'è che lei diceva, mi è venuto il sospetto, dice, io ero un po' così incredula su queste cose, dico, ma qui c'è qualche trucco, diceva Suor Piedad, no? Certo. Dice, allora quando Madre Speranza si era girata un attimo, lei aveva provato a mettere la mano sotto la pentola, dice, non è che c'è un tubo qui che porta la pasta da sotto, no? In quel momento si è girata Madre Speranza alla vista e gli ha detto, Tommasa, che cosa fai? Perché era incredula. Ecco, no? Quindi lei assistette a questo, rimase impressionata, no? Voglio dire, ecco, Gesù interviene quando c'è bisogno, no? E lì fece un'opera grandissima. Quindi ci sono queste difficoltà che potremmo dire sono di tipo esterno, sociale, no? I momenti drammatici della guerra, nei quali si vede anche la stoffa di cui era fatta che Madre si Speranza. Vede, è no? lì che si vede, la stoffa è lì la grande, grande prova, no? delle prove. Esatto, no? Ma a questo si aggiunsero le altre prove, quelle interne della congregazione, che appunto era, Madre Speranza ricevette tante calunnie di ogni genere, no? In quell'epoca c'erano delle persone che si opponevano anche da parte della Chiesa in Spagna, no? Che non accettavano quell'opera, come sempre, no? È successo nella vita di tanti santi, questo e avviene anche nella vita di Madre Speranza. Ma lei in quell'epoca viene interrogata a quello che allora si chiamava il Santo Uffizio, ecco. L'attuale Congregazione della Dottrina della Fede. Viene proprio rinchiusa, Padre più Aurelio, che, no? Più che rinchiusa, no? Aveva, lei stette per un certo periodo in una comunità di suore, no? Ma non è che venne rinchiusa in tipo di carcere da nessuna parte, però puntualmente poi doveva andare al Santo Uffizio e lì veniva interrogata anche in modo molto tosto, no? Perché c'era uno dei responsabili del Santo Uffizio che era il cosiddetto avvocato del diavolo e che lei dice era un gesuita che la sottoponeva a ogni tipo di domande, no? Molto, molto forti, no? Perché la Chiesa saggiamente vuol vedere se... È prudente e vuol vedere se le cose vengono da Dio. Deve essere prudente. Allora, siccome erano arrivate tante calunnie su di lei, sulla congregazione, eccetera, cioè, e Madre Speranza diceva, parliamo degli anni tra il 40, 42, 43... Diceva, io lì ho sofferto tanto, non auguro a nessuna delle mie figlie e dei miei figli di provare quello che ho sofferto, però è stato provvidenziale, perché così la Chiesa ha potuto vedere quello che c'era, come erano le cose, ha potuto verificare l'autenticità dell'opera di Dio, no? Quindi questo è molto importante, ecco le difficoltà, da una parte le guerre, dall'altra questa persecuzione, chiamiamola così, tra virgolette, interna sulla congregazione. Ecco, le opere di Dio vanno avanti così. Padre Aurelio, in quel caso possiamo dire che cosa rispondeva Madre Speranza quando questo avvocato del diavolo la interrogava, perché lei aveva anche il dono dell'ubiquità, no? Sì. Si spostava.
Sì, ci sono delle La sua anima, bilocazioni, le bilocazioni, appunto. ci sono episodi di bilocazione, no? Che sono state testimoniate, che appaiono nel suo diario, sono delle cose, delle grazie straordinarie che Dio fa, no? È Per cui importante questo in far conoscere ai nostri spirito cari il Signore telespettatori. la fa apparire, addirittura una documentata che abbiamo addirittura nella diocesi di Pasto, in Colombia, che venne documentata dal vescovo del posto, addirittura, no? A cui la madre andò a dire delle cose da parte del Signore. Ma tornando a quello che lei diceva sull'avvocato del diavolo, no? È Esatto. interessante questo, perché c'è un episodio, la madre lo ha raccontato, che quando finì il tutto, tra l'altro il prefetto del Santo Uffizio cosiddetto allora era il cardinale Ottaviani, il quale, guarda caso, verrà nel 1965 a inaugurare la Basilica dell'Amore Misericordioso a Colle Valenza Addirittura. insieme a più di 50 vescovi e padri conciliari che stavano finendo il concilio. Una grandissima festa, no? Per cui la Chiesa prima vuol vederci chiaro e sottopone la prova poi quando riconosce l'opera di Dio. Analizza, Ecco, analizza no? molto attentamente. Esatto, no? Ma Madre Speranza dice una cosa simpatica proprio sull'avvocato del diavolo, no? Quando finì il tutto, lui era un gesuita, le disse: Madre, mi deve scusare, ma io dovevo fare la mia parte. E Madre Speranza le disse: Padre, stia tranquillo, l'ha fatto benissimo, alla grande. Straordinaria Madre Speranza, straordinaria grazie a Gesù ovviamente, sempre è il merito del nostro Signore. Il prossimo capitolo ai figli è il santuario. Nel mese di maggio del 1949 il Signore le comunica la realizzazione di un'opera straordinaria, la più grande della sua vita, Padre Aurelio. Sì. Lei lo ha trascritto nel diario, questo lo abbiamo, no? Nel diario, dove il Signore le fa vedere come una visione, una fotografia, diremmo quasi, no? In anticipo su tutta quella che sarebbe stata l'opera di Colle Valenza, tutto ciò che poi ha realizzato Madre Speranza a Colle Valenza, no? E che oggi vediamo. È una pagina bellissima, no? Ma Gesù le dice una cosa molto interessante. Dice: guarda, che tutto questo tu lo dovrai fare con la pedagogia del chicco di frumento. E le spiega come il chicco di frumento deve andare sottoterra, deve marcire, deve morire. E Bellissimo, poi sì. deve fiorire, no? Una nuova pianta, una spiga carica di chicchi nuovi, ma poi non è finita. Poi quei chicchi devono essere presi, no? Dopo la falciatura, devono essere macinati, poi impastati con l'acqua e poi cotti nel fuoco. Dice: solo alla fine di questo processo c'è un pane che è l'alimento per la vita nostra, no? Dice: così tu dovrai passare attraverso tutto questo processo per compiere la mia opera. E questo glielo dice Gesù proprio alla fine della descrizione di tutto ciò che sarebbe sorto a Colle Valenza. E poi aggiunge: dovrai dire ai figli, noi dovevamo ancora nascere, la congregazione Certamente. maschile, no? Saremmo nati dopo 2 anni. Dal 49, noi nasciamo nel 51, adesso ne parliamo. Dice: dovrai dire ai figli e alle figlie che anche loro dovranno imparare che le cose di Dio passano attraverso questo metodo. Dovranno imparare, come ha fatto Gesù, a morire a se stessi per dare vita a ciò che Dio vuole da loro, per compiere l'opera di Dio. Che meraviglia, Padre Ecco, e così quindi si arriva alla fondazione nostra dei figli dell'amore misericordioso, no? Che avviene il 15 agosto del 1949.
51, la festa dell'Assunta, e che è preparato da Gesù già dal febbraio, perché Gesù dice a Madre Speranza, nel mese di febbraio di quell'anno, è arrivato il momento di fondare la Congregazione dei Figli. Che Madre Speranza aveva sempre questo progetto, che Gesù le aveva rivelato già dal 1927, prima ancora di fondare le Ancelle. Aveva già in mente questa famiglia religiosa, no? Di suore e di padri, no? Di figlie e di figli. Però noi siamo nati 21 anni dopo le suore, il progetto di Dio ha i suoi tempi, no? È arrivato il momento, le dice Gesù, di fondare la Congregazione dei Figli, e il primo sarà Alfredo di Penta. Quella vicenda di Alfredo sarebbe molto bella da raccontare, molto complessa. Ce la racconti, Padre Aurelio? Quindi, Alfredo era uno che veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, era stato capitano di aviazione nella Seconda Guerra Mondiale, faceva le spedizioni tra Roma con l'aereo e il Nord Africa, avanti e indietro, no? Finita la guerra, lui fa il contabile della ditta di Penta, la ditta che portavano avanti i suoi fratelli, Lino e Antonio in modo particolare, no? E lui, appena fuori dalla guerra, era più giovane, faceva il contabile e teneva i conti per conto della ditta, no? E quindi ha conosciuto Madre Speranza molto da vicino. Stavano costruendo la casa generalizia delle nostre suore. E lui racconta, no? C'ha delle testimonianze molto belle, padre Alfredo, racconta che Madre Speranza un giorno gli chiese, dice, ma perché lei non si è sposato? Dice, madre, dice, ci sono tante vedove di guerra. Dice, non volevo farne un'altra vedova, no? Quando, durante la guerra, eccetera. E poi però stando vicino a Madre Speranza, lui comincia a conoscerla, comincia anche ad affezionarsi non solo a Madre Speranza, ma alle nostre suore, all'opera. Comincia a sentire dentro qualcosa, una sensibilità, no? Però non aveva pensato, dice lui, mai ad una consacrazione, no? E un giorno Madre Speranza dice che proprio la vigilia del compleanno di Padre Alfredo, che è il 24 febbraio, dice, Madre Speranza ha una delle sue distrazioni con Gesù, una delle estasi, no? Esperienze mistiche particolari, e le suore la sentono parlare, no? Di Alfredo con Gesù, ma la vedono molto sofferente, e piangeva. E poi lei racconta che Gesù le dice, guarda, è arrivato il momento di fondare la Congregazione dei Figli e il primo sarà Alfredo. Lei rimase scioccata, perché le dice Gesù, dice, non ti dico di mandarmi un vescovo, no? Già, ma perlomeno uno che sia già sacerdote, che sia religioso, ma questo i disegni è un del laico, Signore. Un laico che non sa niente di vita religiosa, eccetera. Le cose di Dio sono incredibili, no? Per cui il primo, lei ci rimase male, veramente, no? Poi ha chiesto scusa a Gesù, dice, perdonami Gesù, se è la tua volontà, aiutami, no? Nel frattempo, le suore, sentendo che lei nominava Alfredo durante l'estasi, sono andate a chiamare Alfredo, dice, guarda, la madre sta parlando di te. E lui è arrivato lì e ha sentito delle parole, è rimasto molto confuso, no? Molto confuso, perché poi la madre gliel'ha detto esplicitamente, dice, guarda, questa è la volontà di Dio, figlio. E lui racconta anche, aveva delle battute molto simpatiche, dice, madre, forse lei non ha capito bene il nome. Dice, non sono io. Dice, io non mi ci vedevo proprio, raccontava gli ultimi anni, no? Il Signore. Però il Signore ha le sue cose, veramente ci sorprende, le cose di Dio sono sorprendenti. E quindi ci fu un travaglio anche molto grande per Alfredo, perché lui ha dovuto poi iniziare a studiare filosofia, teologia, aveva già 36 anni. E per lui è stato durissimo, tant'è che ebbe delle crisi, no? Poi, dopo
Intanto però si arrivò alla fondazione dei figli, che, in cui c'era Alfredo, che ancora non era sacerdote. Però poi seguì la volontà del Signore, ecco, ovviamente. Con molta difficoltà però l'ha portata avanti ed è stato un sant'uomo, guardi, umile, umile. Ecco perché il Signore l'ha scelto. Umile, diceva Madre Speranza, dice Alfredo è umile come la terra, per questo il Signore l'ha scelto per primo. E lui con altri due, il 15 agosto, prendono l'abito dei figli dell'amore misericordioso e fanno i primi voti nelle mani di chi? Del vescovo di Todi, vicino a Colle Valenza. Perché, dirà lei, il vescovo di Todi? Intanto, durante diciamo l'epoca della Seconda Guerra Mondiale, il vescovo di Todi aveva chiesto a Madre Speranza di mandargli alcune suore al seminario di Todi, prima ancora della fondazione dei figli. Lei le mandò e ogni tanto veniva in questa zona dell'Umbria, no? E l'Umbria è bella, il cuore verde d'Italia, no? Le belle colline dell'Umbria. Bellissima. E lei aveva in mente questo progetto che Gesù le aveva descritto, no? Di tutte le cose che doveva fare, che adesso vediamo a Colle Valenza. Ma non sapeva né dove doveva costruire e neanche con quali mezzi. Perché i mezzi ci vogliono. Ci vogliono i mezzi, ovviamente. Senza quelli no? Non si può fare nulla. E quindi era un progetto meraviglioso, bello. Comunque Madre Speranza era certa di una cosa. Aveva una fede impressionante lei. Sapeva che se Gesù le chiedeva una cosa, poi lui l'avrebbe realizzata, l'avrebbe portata avanti. E quindi non sapeva né dove né come, ma lei rimaneva aperta. Signore, mi farei capire il tuo disegno qual è, no? E nel frattempo, in quegli anni, era venuta appunto nella zona dell'Umbria. Quando i primi figli, i primi tre fanno i voti, Alfredo e altri due, lì in via Casilina, nella casa generalizia delle suore, li riceve appunto il vescovo di Todi che Madre Speranza conosceva, Monsignor Alfonso Maria De Santis, che era un grande amico di Giovanni XXIII. Il Papa buono. Alfonso Maria De Santis era originario di Roma, no? Tant'è che poi quando si ammalò di tumore e morì, anche qui ci sono degli episodi molto belli, no? Che andrebbero raccontati, Giovanni XXIII, già Papa, andò a trovarlo in ospedale, no? Comunque, facendo un passo indietro, quindi riceve i voti dei primi tre, Monsignor Alfonso Maria De Santis, e il 15 agosto, tre giorni dopo, il 18 agosto, Monsignor Alfonso Maria De Santis dice alla madre: per favore, vieni con i primi tre figli in un paesino. Io ho un paesino lì a Colle Valenza che, insomma, la gente mi dà un po' da fare perché mi hanno organizzato proprio il giorno del mercoledì delle ceneri un ballo davanti alla porta della chiesa. Allora addirittura gli aveva tolto la messa in chiesa. Aveva detto: la gente che vuole andare a messa dovrà venire alla cappella del cimitero. Per adesso non potrete avere la messa, no? Così riflettete un pochino. Dice: madre, venga un po' lei con i primi figli, con alcune suore, vediamo se l'amore misericordioso riesce ad addolcire un po', no? Ad ammorbidire questa realtà qui. E lei va in questo paesino, non c'era niente di quello che oggi noi vediamo, c'era quel paesino, no? Circondato da, era un castello medievale, no? Poche altre, la chiesetta di Santa Maria delle Grazie sotto, lungo la strada, dove arrivò Madre Speranza all'inizio. E Madre Speranza, sempre lasciandosi guidare dalle mediazioni della Chiesa, obbedisce al Vescovo, dice: andiamo lì, questo paesino, poi vedremo, no? E vanno ad abitare nel paesino di Colle Valenza, nella casa Valentini, lei con alcune suore, con 3-4 suore, e i nostri tre, Alfredo con gli altri due, nella casa parrocchiale che era un po' più su, no? E lì comincia tutto. Ma anche qui Madre Speranza all'inizio ha un'espressione nel diario che è molto simpatica, no? Perché dice che all'inizio Colle Valenza non le piaceva. Perché non c'era niente, non c'era neanche l'acqua,
Lì non c'era l'acqua, non certamente. C'era ancora non c'era l'acquedotto, dovevano scendere a una fontanella lungo la collina sotto a prendere l'acqua, no? E il Signore le ha riservato le cose molto difficili, opere molto difficili da realizzare. Sì, sì. E lei scrive nel diario, in questo paesino di Colle Valenza, dove con molta fatica mi rassegno a stare, a vivere, e dove il buon Gesù mi ha detto che deve sorgere il santuario del suo amore misericordioso. Quindi Gesù le si manifesta e dice, guarda, proprio qui. Lei nel frattempo era andata anche in giro a vedere altri posti, no? E Gesù le dice, qui, in questo luogo che non ti piace molto, è dove dovrà nascere quest'opera. Padre Aurelio, l'importanza del santuario dell'amore misericordioso. E poi adesso appunto ne parleremo, insomma, nel prossimo capitolo, perché un luogo molto importante, di straordinaria importanza. Ma prima parleremo dello spirito della famiglia dell'amore misericordioso, poi parleremo di questo santuario straordinario. Sì. Lo spirito qual è? Lo spirito è questo. Una sola famiglia. Lei ha parlato di questa di questo spirito, no? Una sola famiglia. Questo è un momento molto difficile, sì, no? Per le famiglie, sì, in generale. Esatto, esatto, no? Madre Speranza ci ha detto sempre che il Signore voleva due congregazioni, no? Una di donne e una di uomini, ma che queste due congregazioni dovevano essere una stessa cosa, una stessa famiglia. E noi abbiamo, diciamo, a livello organizzativo, anche giuridico, ecclesiale, siamo due congregazioni giuridicamente autonome, ognuna con il proprio governo generale, no? I propri superiori, la propria organizzazione. Certamente. Però Madre Speranza ha detto sempre, voi dovete essere una sola famiglia. Anche se avete la vostra giusta autonomia, dovete essere fratelli e sorelle, dovete essere una cosa sola. Diceva, una misma famiglia, diceva con un'espressione spagnola, una misma famiglia, una stessa famiglia, una stessa cosa. Usava anche un'espressione simpatica, no? Lei dice, unidos como una piña. Uniti come una pigna. Come una, no? Pigna. Una pigna che è compatta. Questo si capisce, no? Molto bene in spagnolo, perché lei giustamente, no? Spagnolo, quindi. Unidos come una pigna, no? Usava questa espressione. Perché una famiglia? Lei diceva oggi con la crisi della famiglia, no? Anche a livello ecclesiale, la Chiesa in fondo è che cos'è? È la famiglia dei figli di Dio. Certamente. Chiamati ad essere tutti una vera famiglia, no? E non è facile, perché anche nella Chiesa ci sono difficoltà, contrapposizioni. Come nelle famiglie. Come nelle famiglie, no? Se poi andiamo sul sociale, vediamo la grande crisi della famiglia. Allora, anche qui noi vediamo un disegno di Dio. Dio è amore, dice San Giovanni, no? Se Dio è amore, l'amore crea l'unità. Dio in sé è comunione d'amore. La Trinità Santa, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono un'unità d'amore, tre persone distinte, ma un'unica cosa. Il mistero della Trinità, no, per noi cristiani, in fondo è un mistero di amore, perché solo l'amore rende uguale il diverso. Solo l'amore rende uguale il diverso. Cioè salva insieme la diversità, la molteplicità e l'unità. Ora, se Dio è così, vuole che poi la sua Chiesa non sia altro che questo. E nella Chiesa noi sentiamo che anche la famiglia dell'amore misericordioso deve essere testimonianza di questo. Le polarità del maschile e del femminile sono spesso conflittuali dal punto di vista umano, perché sono sensibilità diverse, no? Percezioni diverse delle cose, ma lì ci vuole una complementarità, una dimensione unica. Allora Madre Speranza dice, voi dovete essere un'unica cosa, un'unica famiglia. Questo è il mistero dell'unità, no? E per questo diceva, guardate, solo rimanendo uniti potrete portare avanti
la missione che il Signore vi affida e il progetto che Dio ha avuto per queste due congregazioni. Lo potrete portare avanti non in modo individuale, ognuna delle due congregazioni in modo separato, ma portandolo avanti insieme, in modo complementare. E questo ha voluto che a Colle Valenza si realizzasse fin dall'inizio. Infatti, appunto, appena fondati i figli, tre giorni dopo la madre va a Colle Valenza con quella piccola comunità di figli e la piccola comunità delle ancelle. E c'è un particolare. Lei fin dall'inizio ha voluto anche che questo si esprimesse, per esempio, nella convivialità dei pasti. Mm-hmm. All'inizio ha voluto, quando ancora stavano lì, nella casa Valentini, Madre Speranza e i figli nella casa parrocchiale, poi però lei faceva preparare il pranzo e la cena per tutti e la colazione, diceva, il pranzo, la colazione, la cena la dobbiamo fare tutti insieme. Perché è un momento importantissimo. E poi preghiamo insieme. Come dicendo, ha voluto che anche fin dall'inizio ci fosse questo segno, no? Come veri fratelli che si amano, si vogliono bene nel Signore e che quindi condividono anche questi momenti di famiglia. Fu un segno forte che lei volle fin dall'inizio. Ovviamente poi crescendo non è sempre possibile mantenere questi momenti, no? Anche se noi a Colle Valenza cerchiamo ogni tanto anche di avere, oltre la preghiera insieme, in comune, alle volte anche nella convivialità, a Natale, a Pasqua, no? In alcuni momenti. Io l'ho sperimentato, è molto bello, è vero, è bellissimo. Si sente questo spirito di una famiglia, di una vera famiglia. Sì. E speriamo che rimanga tale. Speriamo che rimanga tale, davvero. Sì, nella collaborazione. Non mancano le difficoltà, come non mancano in nessuna famiglia, no? Sarebbe raro e diremmo anche non sarebbe normale se non ci fossero difficoltà. Ma sono in quelle difficoltà che si costruisce, come si costruisce d'altronde in una famiglia naturale, no? Il vero amore si costruisce e cresce quando in mezzo alle prove e alle difficoltà si rimane uniti, non quando ognuno di fronte alla difficoltà scappa via e va per conto suo. Bellissimo. Padre Aurelio, veramente grazie. Con le braccia aperte, dice Madre Speranza, sono qui, figli miei, ore e ore, giorni e giorni, ricevendo poveri, ricchi, anziani e giovani, tutti carichi di grandi miserie, morali, spirituali, corporali e materiali. Colle Valenza, il santuario dell'amore misericordioso, Padre Aurelio, ne abbiamo bisogno, perché questo è un momento di estrema difficoltà, soprattutto per le famiglie sono molto attaccate, ci sono più separazioni che matrimoni, insomma è un momento davvero di grande fragilità. Quindi l'importanza di questo santuario santo per noi viventi, per noi povere creature del Signore. Sì, ecco lì vediamo noi il progetto di Dio, che è un progetto che nasce dal suo cuore, no? Questo cuore misericordioso del Signore, cioè la parola misericordia letteralmente significa il cuore che si china sulla miseria. E Madre Speranza aveva un'espressione tipica, diceva, più è grande la nostra miseria, più Dio moltiplica la misericordia. Quindi non si lascia scoraggiare dalla nostra miseria, no? E allora, perché ha voluto questo? Madre Speranza diceva, il Signore voleva che ci fosse un santuario, una chiesa dedicata al suo amore misericordioso, perché non c'era in tutto il mondo, non c'era neanche una chiesa con questa titolarità. Esatto. E dice, questo che è il cuore del Vangelo, il cuore di Dio, no? Possibile, ci sono chiese dedicate a tanti santi, a tante advocazioni diverse della Madonna, no? In giro per il mondo e non c'è una dedicata al mio amore misericordioso. Allora, a Gesù. Doveva, a Gesù, amore misericordioso. A Gesù, appunto. A Gesù, appunto, però come amore misericordioso, cioè con questa caratteristica, sì. No? E allora
di un padre buono, ecco, no? Padre buono che è vicino, no? Che ama. Perché non veniva sempre visto così Dio, esatto, prima. Esatto, esatto. Ne, specialmente no? Nell'Antico Testamento. Sì, sì. Già c'è nell'Antico Testamento il volto misericordioso di Dio, no? Però alle volte prevale più, diciamo, la percezione di un Dio che deve farci sentire la sua ira, il suo castigo. È una dimensione pedagogica quel modo di parlare, no? Però il cuore di Dio, vedi il profeta Osea, no? È un cuore che alla fine si intenerisce, minaccia il castigo, ma poi dice: come posso abbandonarti, figlio mio? Il mio cuore si commuove dentro di me e allora non darò sfogo all'ardore della mia ira, no? Già nell'Antico Testamento c'è questo messaggio che diventa pieno in Gesù, nel Vangelo. Gesù è venuto a rivelarci questo volto di Dio. È venuto a dire che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, non per condannare il mondo, ma per salvarlo. E allora il messaggio che da questo santuario, no, e da questa spiritualità dell'amore misericordioso si vuol diffondere nel mondo, è proprio questo, no? Dio è così. E allora Madre Speranza, in quella pagina che lei prima ha letto, no, dice: io, figli miei, sono qui giorno e notte accogliendo tutti, no? Perché il Signore mi chiede di mostrare a tutti questo volto. Guardi, Madre Speranza aveva gli ultimi anni, diciamo, della sua attività, quando era in piena attività nel santuario, arrivava a ricevere anche fino a 120 persone al giorno. E ci sono delle testimonianze bellissime delle persone che lei incontrava, no? Ma guardi, lei dice che questo le costava molto, proprio perché lei era una donna molto pratica, anche una grande organizzatrice. Una volta un giornalista che mi intervistò pure a Colle Valenza mi chiese se vedevo che Madre Speranza era una manager. Dico, beh, qualche aspetto di questo genere ce Gesù l'aveva. Gesù le insegnò anche, no? Questo. Per realizzare tutta quest'opera di Colle Valenza come noi la vediamo, aveva delle caratteristiche, anche delle qualità naturali, no? Particolari, no? Però era, diciamo, una manager di Dio, continuamente mossa solo dall'amore di Gesù che le chiedeva di realizzare. Allora, quando Gesù le chiede: guarda, tu devi stare qui ad accogliere le persone, ascoltare le loro sofferenze, i loro problemi, fino a 120 persone al giorno, lei dice che questo le costava tantissimo, proprio perché lei era molto dinamica, doveva seguire i lavori. Allora stare seduta lì ad ascoltare i problemi le costava. E Suor Mediatrice, una delle nostre suore che era una sua grande collaboratrice ed era quella che riceveva i pellegrini, dava loro il numero per parlare con la madre, eccetera, organizzava un po' l'accoglienza, racconta sempre che al mattino, quando doveva andare dai pellegrini, lei l'accompagnava, dice che prendeva il crocifisso, Madre Speranza, che portava al collo, lo baciava e le diceva: Gesù, andiamo. Perché da sola non ce la faccio, quindi sì, aiutami. Gesù, andiamo. L'ha fatta faticare il Signore. Sì. E poi lei però diceva, dopo aver ascoltato tutti i problemi, le sofferenze della gente, dice: io alla sera vado davanti a Gesù e gli presento tutte quelle situazioni di cui ho sentito durante la giornata, gliene parlo, e rimaneva in preghiera per ore durante la notte, dice, e ho la consolazione di vedere come il buon Gesù poi mi ascolta e benedice queste persone e dona ad esse consolazione, salute, forza nei loro problemi. Ecco, questa è l'esperienza che lei ha fatto negli ultimi anni, no? Diceva, io sono qui come la portinaia di quelli che soffrono. La portinaia sta sulla porta, no? Come se stesse sulla, sì, porta del santo. Cioè, poi li porto da Gesù. Lei non voleva che la gente si fermasse per lei. Dice, che cosa vengono a vedere, a cercare me? No, devono andare da Gesù. Lui è colui che salva, io che sono guarisce, solo un mezzo. Che dà pace. Ecco, lei si sentiva appunto come la portinaia di quelli che soffrono. Li accoglieva e li portava da Gesù. Padre Aurelio, questo luogo
il santuario dell'amore misericordioso di Gesù è straordinario anche perché lì c'è un tesoro immenso che Gesù ci ha lasciato, sempre grazie attraverso, per intercessione di Madre Speranza. L'acqua di Colle Valenza dell'amore misericordioso di Gesù. Sì. Perché è così importante, no? È soltanto lì, non ce ne sono altri nel mondo. Dobbiamo spiegare l'importanza a tutti, ma soprattutto ai nostri umbri, perché noi ce l'abbiamo qui, in casa. Sì, sì, sì. E tanti arrivano, no, da lontano. Il segno dell'acqua, diciamo, qui a Colle Valenza c'è la chiesa, è l'unico luogo in Italia dove la Chiesa ha dato anche, diciamo, la facoltà, il permesso di poter accedere alle piscine dell'acqua, no? E alle fontanelle dell'acqua. Ecco, vediamo anche, le fontanelle, infatti. Sì, anche se all'inizio ci sono state tante difficoltà, anche lì per il riconoscimento della Chiesa, come sempre avviene, no? Anche a Lourdes sappiamo che c'è l'acqua, no? Che la Madonna ha chiesto alla Santa Bernadette, no? Di scavare, no? In quel luogo dove vanno tanti pellegrini. Perché l'acqua? Perché l'acqua? Esattamente. E perché quest'acqua vicino al santuario dell'amore misericordioso? Perché l'acqua è vita. Allora l'acqua è un simbolismo, anche a livello biblico, evangelico, è un simbolo unico, formidabile. E Madre Speranza ha detto che Gesù stesso le ha chiesto di scavare lì il pozzo che doveva trovare l'acqua vicino al santuario, e anche lì all'inizio Madre Speranza, lo scrive lei nel diario, dice: mi prendono per matta, dicono questa suora è matta che vuole scavare un pozzo sulla cima di una collina in questo luogo dove non c'è l'acqua. Ma Gesù le ha detto: tu scava qui il pozzo, troverai l'acqua alla profondità che sia necessario, ma troverai l'acqua. E a 122 metri circa si trovò una vena abbondantissima, proprio un fiume sotterraneo quasi, no? Che è quello che tuttora alimenta le fontanelle, l'acqua che noi abbiamo raccolto, no? Ecco, le piscine momentaneamente purtroppo sono chiuse, sia a motivo del Covid, sì, perché ci sono state delle restrizioni molto importanti, sia a motivo di una ristrutturazione che dovremo fare nelle stesse vasche e in tutto l'edificio delle piscine, perché è così purtroppo dai tempi in cui Madre Speranza l'ha fatto, no? E ci sono veramente tanti lavori da fare. Speriamo di poterli iniziare quanto prima e che i pellegrini possano venire a vivere il segno in pienezza, cioè l'immersione nelle vasche. Ce lo auguriamo che avvenga quanto prima questo, no? Ma tuttora noi non abbiamo mai cessato di fare quella che chiamiamo la liturgia delle acque, no? E i pellegrini vengono tutti i lunedì adesso d'inverno, al mattino. Lunedì a che ora, lunedì, Padre Aurelio? Quindi magari, no, dopo la messa delle 10. Attingere a quest'acqua. Sì, c'è la messa delle 10, dopo la messa delle 10 facciamo la liturgia delle acque e andiamo processionalmente alle fontanelle per adesso, augurandoci che va bene lo stesso, sì, è perché è l'acqua dell'amore misericordioso di Gesù. No? Infatti Madre Speranza dice: ma non è un'acqua qualsiasi, è un'acqua miracolosa. Usa quest'acqua, diceva Madre Speranza, con fede e con amore, usala. Quindi anche, basta una goccia, diceva lei, però con fede che tu prendi, no? Usa quest'acqua con fede e con amore, e ti servirà di refrigerio al corpo e di salute all'anima. Madre Speranza mette insieme queste due cose, refrigerio al corpo, salute al corpo. Anche lei diceva, il Signore attraverso quest'acqua può fare dei miracoli, può venire incontro a delle malattie che la scienza umana non riesce a curare. Ci vuole solo la fede, una fede profonda, che il Signore può fare questo, no? Perché l'acqua? Perché il simbolo dell'acqua? L'acqua è vita, dicevamo prima. Senza l'acqua noi non possiamo vivere. Allora, come il nostro corpo non può vivere senza l'acqua, il nostro spirito non può vivere senza l'acqua dell'amore misericordioso,
che è lo Spirito Santo. La vera acqua della misericordia di Dio è lo Spirito Santo, di cui l'acqua è simbolo, che può guarire il corpo e lo spirito. Ecco perché Madre Speranza mette insieme sempre il corpo e lo spirito. E diceva ai pellegrini, guardate, quando voi verrete a fare uso di quest'acqua, guardate, dopo aver preso l'acqua o dopo aver fatto l'immersione nelle piscine, no? Quando sono aperte, andate anche a confessarvi al sacramento della riconciliazione e a partecipare all'Eucaristia, proprio perché l'acqua è simbolo della grazia, della misericordia di Dio. Gesù nel Vangelo, capitolo 7 di Giovanni, dice che un giorno si mise in piedi, nel giorno della grande festa, era alla piscina di Siloe, dove c'era una processione particolare con l'acqua, eccetera, che si portava al Tempio, e dice il Vangelo che Gesù gridò in piedi, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, e dal suo interno sgorgeranno fiumi di acqua viva. E aggiunge l'Evangelista, diceva questo riferendosi allo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Quindi chi ha sete venga a me e beva. Gesù è la sorgente d'acqua viva. Gesù, amore misericordioso, ci dona l'acqua viva dello Spirito Santo, come disse anche alla Samaritana, no? Questo è il simbolo dell'acqua. Allora è un simbolo grandissimo, fortissimo. Per questo Gesù ha voluto l'acqua che fosse un segno pedagogicamente molto eloquente di ciò che fa l'amore di Dio in noi, ci guarisce profondamente. E per farci capire questo, alle volte fa anche delle guarigioni esterne. Le fa. Tant'è che ne parleremo poi del miracolo del bambino, no? Guarito. Esattamente, sì. Esattamente, Padre. Ecco, per la beatificazione di Madre Speranza, no? Però il simbolo dell'acqua ha questa forza. Quindi, parlevamo prima degli orari, no? Il lunedì mattina, dopo la messa invitiamo delle 10. Invitiamo le persone, sì, Padre Aurelio, chi invitati. Si trova in difficoltà, sì. Ad attingere a questa acqua dell'amore misericordioso di Gesù, dello Spirito Santo, che ci ha donato, ci ha fatto un dono meraviglioso e che noi umbri ce l'abbiamo qui, sì. Vicino, vengono, quindi visitiamo questo luogo santo. Vengono tante persone tuttora a prendere l'acqua, no? Abbiamo dovuto anche lì fare qualche restrizione durante l'epoca del Covid, anche perché dovevamo fare dei lavori, no? Anche perché c'erano anche degli abusi, diciamo, no? Alle volte occorre prendere quest'acqua con fede, con rispetto, con vera sempre, fede, no? Sempre. Con fede, sì, perché non è un gesto né magico né... ma è un gesto di fede davvero quello che bisogna compiere. Comunque dicevo degli orari, no? Durante l'epoca buona, diciamo, dalla primavera fino alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, sono 3 giorni a settimana aperti, il lunedì dopo la messa delle 10, verso le 10:30, il giovedì alle 3:30 del pomeriggio, 15:30, e il sabato, anche lì alle 15:30, nel pomeriggio, e quando ci sta afflusso di pellegrini, diciamo, anche al mattino del sabato si può fare, no? Ecco, ma sì, è un segno molto grande, molto bello. Quindi visitate il santuario dell'amore misericordioso di Gesù a Colle Valenza, di Colle Valenza. Un pellegrino ferito. Il 22 novembre 1981 Papa Giovanni Paolo II fa la sua prima uscita dopo l'attentato sanguinoso del 13 maggio dello stesso anno in piazza San Pietro e viene pellegrino quasi convalescente a Colle Valenza per ringraziare l'amore misericordioso. Conosceva Madre Speranza da quando era cardinale di Cracovia ed era venuto 2 volte a trovarla
e parlare con lei. Nella piazza del santuario, gremita di gente, alza un grido in nome di tutta l'umanità bisognosa di misericordia. Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Sì, questa fu una visita bellissima, no? La prima 22, uscita. La prima uscita dopo l'attentato, fuori Roma, prima uscita fuori Roma, no? Perché viene proprio lì, nel santuario dell'amore misericordioso, che già conosceva appunto, no? Come lei da ha letto, cardinale. No? Da cardinale. E perché conosceva Madre Speranza? Perché Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, quando era cardinale Wojtyła di Karol Wojtyła, seguiva e molto da vicino la spiritualità di Santa Faustina Kowalska. Esattamente. Della quale in quel momento era in corso, diciamo, in Vaticano, il cammino per il riconoscimento della sua santità, quindi il processo di beatificazione era stato aperto. Però era stato bloccato quel processo ai tempi del cardinale Wojtyła, no? E lui voleva che si sbloccasse e venne a chiedere alcuni consigli a Madre Speranza. E Madre Speranza gli disse delle cose molto interessanti, proprio riguardo al diario di Santa Faustina Kowalska, no? E quelle osservazioni che Madre Speranza fece permisero di sbloccare il cammino a Possiamo Roma. Possiamo rivelare qualcosa, Padre Aurelio? Una cosa che è giunta a noi fu un suggerimento interessante che la dice lunga alle volte su come noi persone di Chiesa anche ci avviciniamo ai carismi particolari che il Signore dà ad alcune persone, no? Madre Speranza ha detto al Cardinal Wojtyła: per favore, fate togliere dal diario di Santa Faustina tutto ciò che vi hanno aggiunto i suoi padri spirituali. Ecco. Lasciate il testo come lei lo ha scritto, originale, come Gesù glielo ha rivelato. Alle volte noi vogliamo metterci le nostre interpretazioni teologiche, le nostre aggiunte, no? Ma il Signore comunica, è molto semplice, comunica in modo molto semplice il Signore, non è complicato. Gesù nel Vangelo non parlava in modo complicato, non parlava come un teologo, no, così in modo tecnico, no? Ma esprimeva con molta semplicità i valori del Regno di Dio attraverso immagini semplici, no? E quindi diede proprio questo suggerimento e fu molto efficace. Lasciare le cose come il Signore le rivela, nella loro semplicità e genuinità. È interessante, no? Allora Giovanni Paolo, dopo l'attentato, sente che deve fare la sua prima uscita fuori Roma proprio venendo a questo santuario. Era ancora viva Madre Speranza, perché il 22 novembre 1981. E lei muore nell'83. Morirà l'8 febbraio dell'83, alle 8 del mattino. Era in carrozzella ormai Madre Speranza, e non parlava, no? C'è una foto molto bella di San Giovanni Paolo II che le bacia, ecco, appunto la fronte, no? Lì sulla carrozzella, e poi si fermò in preghiera San Giovanni Paolo II davanti al crocifisso dell'amore misericordioso, che è il cuore di Colle Valenza. Abbiamo anche quella foto lì, ecco, che diamo ai nostri registi di farla vedere, perché è una foto molto bella, molto mentre significativa. San Giovanni Paolo II prega. Non abbiamo parlato del crocifisso dell'amore misericordioso. Dobbiamo parlarne, appunto. Lì, sì. Chiediamo quella foto di, ecco, Papa Wojtyła inginocchiato. Sì. Comunque, Giovanni Paolo II quindi viene a Colle Valenza e fece questo incontro, vari incontri fece quella mattina, no? Anche nel pomeriggio a Todi, con il vescovo di Todi, il clero di Todi e la gente lì nella piazza, no? Ma a Colle Valenza si incontrò anche con tutta la nostra famiglia religiosa, pranzammo insieme con lui nella casa del pellegrino,
fu un momento di convivialità molto bello e poi lui ebbe anche un incontro nell'auditorium della Casa del Pellegrino che abbiamo poi dedicato a San Giovanni Paolo II, fece un incontro con tutta la nostra famiglia religiosa e tenne un discorso molto bello lì, no? Ecco, perché questa venuta? Perché lo disse lui stesso, sono venuto a ringraziare l'amore misericordioso per aver salvato la vita. Citò una frase in latino, misericordias domini quia non sumus consumti. Grazie alla misericordia del Signore non siamo periti, non siamo finiti, no? Quindi lui attribuiva all'amore misericordioso, no? Alla divina misericordia, diceva Santa Faustina Kowalska, è la stessa realtà, questo l'aver salvato la vita. Quindi veniva a ringraziare, fu proprio un'eucaristia di ringraziamento che lui celebrò in modo solenne davanti alla gente, no? Che era sulla grande piazza davanti alla scalinata del santuario, della basilica. Ecco, il nome di basilica, il titolo di basilica venne dato da San Giovanni Paolo II dopo la sua visita. Ah, ecco. È stato dato proprio da lui, no? C'è la lapide lì davanti alla basilica che lo ricorda. Ecco, quindi sono venuto a ringraziare l'amore misericordioso per aver salvato la vita. E disse anche, un anno fa ho pubblicato un'enciclica, la Dives in Misericordia, che aveva scritto un anno prima, nell'80, è un'enciclica che praticamente vuole trasmettere a tutta la Chiesa questo cuore di Dio, Dio ricco di misericordia, Dives in Misericordia, questo è il titolo dell'enciclica. Dice, un anno fa ho scritto questa enciclica e sono venuto un anno dopo qui a questo santuario a ribadire di nuovo quel messaggio, perché è molto urgente per il nostro tempo. E fece poi alla fine dell'Angelus una preghiera bellissima anche con quella sua voce forte, potente, ce l'abbiamo registrata anche in video, sarebbe bello se la regia facesse vedere anche quel video, no? Dove c'è il grido di questa preghiera dove dice amore misericordioso non venire meno, amore misericordioso sii più forte di ogni male che è cresciuto nel nostro tempo, nel nostro secolo. Sii più forte con la forza dell'amore crocifisso. E vogliamo far vedere? Chiedo a Leonardo in regia di far vedere questo crocifisso, perché parleremo appunto del crocifisso, dell'amore misericordioso, se riusciamo anche a trovare il video, grazie. Sì. Il crocifisso dell'amore misericordioso. Ecco, sì, sì, questo... Vedete, qui Gesù è rappresentato ancora vivo sulla croce con lo sguardo rivolto al Padre nell'atteggiamento di dire Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè l'espressione massima dell'amore, no? Esattamente. Chiede al Padre grande umiltà di perdonare quelli che lo stanno ammazzando, no? E anzi, non solo li perdona, ma li scusa. Non sanno quello che fanno, perché se l'avessero saputo, diceva San Paolo poi in una lettera, non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria, no? E quindi lui sta dando la vita per tutti, sta amando fino a quel punto, no? Ecco, l'amore misericordioso è questo. Diciamo. Abbiamo anche altre immagini dell'amore misericordioso di questo crocifisso, preghiamo la regia sì. di farcele vedere, grazie. Sono tante, sì. È il cuore di Collevalenza, ecco. Questo è il cuore di Collevalenza, questo crocifisso che venne fatto scolpire da Madre Speranza in Spagna, a Madrid, nel 1930, l'anno in cui fonda le nostre suore, la prima congregazione, qualche mese prima della fondazione, fa scolpire questo crocifisso e poi l'avrebbe fatto portare qui a Collevalenza. Quindi c'è tutto un progetto di Dio. Questo è il cuore di Collevalenza, questo crocifisso. È l'immagine più espressiva dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio e dare per noi questo figlio.
E lui poi ha dato la vita per tutti, non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Quindi il mondo è salvato attraverso questa donazione estrema di amore. Il figlio prende su di sé tutto il male, tutta la violenza del mondo e la offre al padre e poi risorge, è vivo. Questo è l'amore misericordioso. Se noi pensiamo al nostro mondo, ancora così carico di male, di violenza, di guerre, no? Proprio di questi giorni ancora vicini a noi. Ecco, tutto il male, tutta la violenza del mondo è presa dal figlio, è portata lì, è offerta per amore nostro. Solo questo amore può salvare il mondo. Solo la misericordia di Dio, diceva anche Santa Faustina Kowalska, può salvare il mondo. Questo è il messaggio che dal Santuario dell'Amore Misericordioso vuole diffondersi dappertutto, no? È per questo che Gesù ha chiesto a Madre Speranza di fare questo santuario e di consumare lì, fino alla fine, la sua vita. I passi sulla neve, a proposito di questo, Padre Aurelio. Con un atteggiamento di donazione, la Madre Speranza trascorre gli ultimi anni della sua vita. Dice che vuole essere come una patata che scompare sottoterra per dare vita a nuovi figli. Un giorno d'inverno, quando la terra dorme in attesa della risurrezione, il buon Gesù, che lei aveva rubato da piccola senza restituire mai il furto, viene anche lui come un ladro in punta di piedi, camminando sulla neve bianca che ricopre le dolci colline dell'Umbria e ruba alla terra le membra stanche e consumate nel servizio di misericordia della sua speranza. Sono le 8 del mattino dell'8 febbraio 1983. Sì. Quest'anno 40 anni da quel giorno, ecco, l'8 febbraio prossimo celebriamo il 40° anniversario in cui appunto in un paesaggio completamente coperto dalla neve, fu una nevicata straordinaria. Una descrizione molto bella lei fa, sì, Padre Aurelio, perché sì, questo appunto l'ha scritto lei. Mi veniva in mente, no, che la terra si è vestita da sposa, tutta bianca. Per lei, no? Tutta bianca. Perché lei si definiva la sposa, no, di Gesù, Madre Speranza. E quindi Gesù viene a cercare la sua sposa, no? E a portarla con sé ormai per il banchetto delle nozze eterne. E è stato un segno, noi lo interpretiamo come un segno dello sposo, no? Che ha voluto che anche la terra si vestisse da sposa. E in quel momento era quasi ormai praticamente all'inizio. Ecco, vediamo la neve appunto, sì, questa foto. Sì. Si vede molto bene. Quindi fu un momento molto commovente per tutti noi, perché in qualche modo si pensa sempre che una persona così non doveva morire mai, no? Certamente. Stai sempre, sai che dovrà morire, però quasi non vorresti che morisse, no? Ha vissuto 90 anni, tantissimi. Ecco, 90 anni, una vita molto ricca, no? Quindi è arrivato il momento, no? E come d'altra parte avviene non solo per ognuno di noi, no? Ma anche per quelle persone sulle quali il Signore ha avuto un progetto particolare, no? E lei stessa aveva detto che voleva, dice, nei suoi scritti, disse, vorrei, figli miei, che le mie membra dopo la morte riposassero il più vicino possibile a questo santuario per il quale io ho consumato tutta la mia vita, no? Secondo la volontà di Dio. E allora l'abbiamo voluta mettere proprio lì, nella cripta del santuario, dietro l'altare. Abbiamo avuto la facoltà, no, dalle autorità civili anche di poterla collocare lì. E c'è questa tomba di Madre Speranza
molto significativa, no? Che abbiamo anche l'immagine, sì, appunto, della tomba, chiediamo la nostra regia, l'immagine della tomba di Madre Speranza. Sì. Ecco lì, è commovente vedere quanti pellegrini, no? Arrivano sempre a pregare in quella tomba e poi lasciano anche dei bigliettini, delle preghiere, no? Che alle volte sono veramente commoventi, no? Quei biglietti e quelle preghiere che lasciano lì, parlando delle loro situazioni, della loro, come se ancora Madre Speranza stesse lì con le braccia aperte, come la portinaia di quelli che soffrono, continua ancora a esercitare quella, e vanno lì, alle volte piangono, alle volte sono lì in silenzio, no? Sono scene davvero molto commoventi. E perché questa tomba anche così, no? C'è un aspetto particolare, come se il pavimento si sollevasse, no? Rivediamo l'immagine mentre, no? Padre Aurelio la descrive, la tomba. Sì, vedete, sono il pavimento si sollevano come se fosse il chicco di frumento che dopo essere marcito sottoterra comincia a riprendere vita e solleva la terra, no? E poi diventerà una spiga, no? La terra si sta sollevando. O anche il grembo di una madre, no? Che si gonfia quando la vita nasce, la vita cresce, no? O anche il velo di una sposa, no? È bello che il giorno della beatificazione della madre c'è stata una pellegrina nostra, no? Molto cara, che viene spesso a Colle Valenza, che ha fatto un velo da sposa proprio e l'ha messo sopra la tomba della madre, no? Che bello! Bellissimo, bianco, non so se avete qualche foto di quella, questo velo da sposa, con cui arrivo, un velo poi che era pieno di spighe, no? Il simbolo del pane, no? Della vita, no? Il chicco di frumento che cresce, che nasce e poi diventerà pane, alimento, no? Madre Speranza, che è stato un alimento molto bello, ma un velo da sposa proprio che ricopriva tutta la tomba, no? Molto bello. Quindi c'è questo simbolismo, Caroli. Ecco, bene, una vita feconda davvero, no? Una vita spesa per il prossimo, sì. Padre Aurelio, consumata, no? Come consumata. Lei proprio lo descrive, che Gesù ruba le membra stanche e consumate nel servizio di misericordia della sua speranza. Sì, ecco, le persone che il Signore chiama, no? Lasciano un segno sempre nella vita e nella storia, un segno che poi la Chiesa riconosce. Ecco la beatificazione di Madre Speranza, no? Penso che ecco il 31 maggio del 2014. Il 31 maggio 2014 c'è stata la beatificazione, no? È bello che l'anno precedente, il 5 luglio del 2013, Papa Francesco autorizza, no, la beatificazione, firma il decreto per la beatificazione di Madre Speranza, no? Ci piace pensare che anche lì c'è un progetto di Dio. Papa Francesco si è presentato fin dall'inizio come il Papa della Misericordia, no? Fin dal suo primo apparire, no? E la ripete continuamente, no? Questa misericordia che è il nome di Dio, il nome proprio di Dio, no? Quindi è lui che ha firmato questo decreto per la beatificazione e che il giorno dopo la beatificazione, il 1 giugno, beatificazione il 31 maggio del 2014, il 1 giugno, il giorno dopo, noi siamo andati, no? Dopo questa grande festa a Colle Valenza, dove c'è stata la beatificazione, siamo andati in piazza San Pietro per l'Angelus con il Papa, no? Era domenica, e nell'Angelus lui ci ha salutati, no? Noi che eravamo della famiglia religiosa e anche con tanti pellegrini che erano venuti, e ha parlato della beatificazione di Madre Speranza e alla fine ha detto: adesso facciamo un bel applauso anche per la beata Madre Speranza, no? Che ha compiuto quest'opera grande nella Chiesa, no? Fu un momento molto commovente. Poi abbiamo anche celebrato l'Eucaristia lì in San Pietro, no? Nell'altare che sta dietro la cattedra,
anche con una partecipazione grandissima di tanti fedeli, no, che ci avevano accompagnato a Roma in quel giorno. Sì, nella foto che voi avete visto, no, della tomba di Madre Speranza, c'erano anche tre persone. Esattamente, questo è molto importante. Avrete notato, no? Erano i genitori di Francesco Maria, lì ormai cresciuto, che venne alla beatificazione di Madre Speranza e portò insieme ai genitori la reliquia della madre all'altare il giorno della beatificazione. Eccolo, lui, eccolo, sì. Questa foto qui è Francesco Maria, Francesco colui che Maria. È stato miracolato, esatto, per intercessione, no? Di Madre Speranza. Per intercessione di Madre Speranza. Era allora un perché bambino. Gesù che fa, che realizza questi miracoli, sì, sempre, sì, per intercessione di questi attraverso santi. L'intercessione attraverso dei l'intercessione dei santi, no? È una vicenda molto bella, no? Con anche una storia molto particolare. Francesco Maria all'epoca aveva un anno, affetto da tutta una serie di allergie che lo stavano portando alla morte, allergie di tipo alimentare, che il papà tra l'altro è medico, il papà di Francesco Maria, quindi ecco lo vedete qui, no? Francesco Maria ormai giorno della beatificazione, con papà e mamma, il papà è medico, quindi aveva molto chiara la situazione, stava proprio morendo questo bambino, e chiesero a uno zio di famiglia, sacerdote, che era a Collevalenza in quei giorni facendo un corso di esercizi, di pregare tanto Madre Speranza, di pregare, andare alla tomba di Madre Speranza. E questo sacerdote, lo zio del bambino, andava spesso alla tomba di Madre Speranza, chiedeva: Madre Speranza, adotta questo bambino, adottalo, curalo, stagli vicino, eccetera. E quindi questa preghiera portò anche la novena all'amore misericordioso, portò anche l'acqua del santuario, ma soprattutto l'intercessione viva di questo sacerdote, e cominciarono anche dopo in famiglia a pregarla, no? A pregare la madre, eccetera. Il giorno del compleanno di Francesco Maria, quando compiva un anno, vollero fare la prova, dice, con tanta preghiera, no, che abbiamo fatto, perché non facciamo la prova a dargli da mangiare quello che lui non potrebbe mangiare assolutamente? E cominciarono a darglielo, mangiò anche la torta del compleanno, eccetera, un anno, e i genitori stavano lì vicino al letto dicendo: siamo pronti a portarlo in ospedale di corsa. Certamente, così, no? Come accadeva. Invece assolutamente niente, scomparsa qualunque... Sanissimo, ha cominciato a mangiare di tutto, d'improvviso. Avvenne un vero e proprio miracolo, sì, padre Aurelio. D'improvviso, perché non si spiega assolutamente, è stato anche l'esame che hanno fatto a livello medico, ultimo, dice, qui non c'è nessuna spiegazione scientifica che può spiegare questa improvvisa, immediata guarigione, superamento. Infatti da lì non ha avuto nessun problema assolutamente. Solo con il Signore Gesù possono accadere queste cose, padre Aurelio. Se noi crediamo in Gesù e nei suoi miracoli, e se abbiamo tanta fede, i miracoli accadono. Si verificano. Accadono, è la fede, no? Io direi in questo senso che non è anche a Collevalenza, quando la gente viene a prendere l'acqua, a pregare Madre Speranza, non si raccomanda la sua intercessione. Ricordo uno dei nostri primi padri che gli fecero questa domanda: ma qui c'è la monaca santa che fa i miracoli? E lui rispose: guardi, i miracoli non li fa Madre Speranza, li fa il Signore, per intercessione di Madre Speranza. Certamente. E ugualmente, possiamo dire, non è l'acqua che è miracolosa, è la fede che è miracolosa. È importante quindi capire questo, quindi l'importanza della fede. Della fede, no? È la fede che fa i miracoli. Gesù stesso lo dice nel Vangelo, no? La tua fede ti ha salvato. La tua fede. Quindi è la fede, no? Con la fede possiamo superare tutto, le più grandi difficoltà. Potremmo pensare quasi una cosa un po' magica, no? Io prendo questo e dico: ma perché io ho preso l'acqua e non mi ha fatto niente, no? Il Signore non lo vuole forse, no?
non sappiamo qual è la volontà di Dio, ma poi che fede tu hai, no? Quale fede tu hai? Perché poi la fede significa che io mi fido del Signore, per cui gli dico: Signore, se è volontà tua, io guarisco. Se tu vuoi un'altra cosa, mi affido a te. Questa è la fede. La fede che fa i miracoli è questa, no? E Madre Speranza, il Signore ha realizzato nella sua vita tante cose straordinarie e meravigliose per la sua fede, perché lei era intimamente unita a Gesù, credeva totalmente in Lui, e allora il Signore poteva operare cose meravigliose, no? E ha fatto tanti miracoli. Sì. Sempre attraverso sì. l'intercessione di Madre Speranza. Una volta le chiesero una cosa interessante, no? Dice: Madre, ma perché Gesù le concede tante grazie, tante cose straordinarie? Perché a lei le chiesero proprio così? Perché a lei il Signore non nega nulla? E lì gli sfuggì questa frase: ma perché io sto molto unita a Lui, forse perché anch'io non gli nego nulla. Molto bello questo, un messaggio importante questo, Padre Aurelio. Quanto noi, com'è la nostra relazione con il Signore, no? Dice: neanch'io cerco di negargli nulla, tutto quello che mi chiede cerco di farlo, ecco. Tutto quello che Gesù chiede, farlo. Fu il testamento di Maria alle nozze di Cana. Tutto quello che Lui vi dirà, fatelo. Se noi facciamo tutto quello che Gesù ci dice, poi il Signore opera cose straordinarie. L'ha fatto a Cana, no? I servi dice questo: quello che Lui vi dirà, fatelo. Se voi fate quello che Lui vi dice, Lui opera, ieri e anche oggi. Quindi dobbiamo essere ubbidienti al alla Signore, parola di Gesù. Alla parola di Gesù. Fare e vedremo, quello che lui e ci vedremo dice. Accadere dei fatti straordinari. Sì. Padre Aurelio, lei ha vissuto tantissimi anni con Madre Speranza, l'ha conosciuta. Cosa si ricorda in modo particolare di Madre Speranza? Sì, ma ricordi ce ne ho tanti, no? Qui mi piace sottolineare un paio di questi ricordi, due o tre. Il primo è che quando noi eravamo ragazzini, ho detto che io l'ho conosciuta che avevo 10 anni, appunto, prima volta, alle volte lei veniva, intanto era l'epoca in cui era in piena effervescenza tutta l'opera di Collevalenza. Quando noi siamo arrivati da ragazzi, abbiamo visto nascere quella che oggi chiamiamo la Basilica. C'era un orto prima, poi le due casse del Pellegrino, poi la piazza. Quindi abbiamo visto proprio l'opera che si stava sviluppando. Noi vedevamo tutto questo senza capire molto da ragazzi, no? Ma una cosa mi ricordo bene, no? Per dire come lei non è stata solo una persona che ha fatto tante cose, ma il segreto della sua vita, il segreto, è l'unione intima con Gesù. Quello è il segreto della sua vita. Altrimenti sarebbe stata solo una donna manager che chissà trovava i mezzi, non si sa bene come, non si sa bene dove, no? Ecco, l'unione intima con Gesù. E io lì l'ho percepita quando abbiamo avuto la grazia di assistere anche noi da ragazzi a varie di quelle esperienze mistiche che lei chiamava distrazioni. Nella nostra cappellina, lì dove eravamo noi nel seminario minore, no? Quella che chiamiamo oggi l'Istituto dell'Amore Misericordioso, o la Casa dei Padri, che fu la prima casa che la madre fece con le Valenza, e dove lei stessa è vissuta, i primi tempi con una piccola comunità di suore, e poi adesso abbiamo le stanze della madre che abbiamo sistemato con un certo percorso molto interessante, vale la pena visitarle. Ecco, nella cappellina nostra, lei veniva spesso, dopo la messa del mattino, lei partecipava alla messa, l'accompagnava Padre Gino, che lei camminava già con molta fatica agli ultimi tempi, anche se era in piena attività, e Padre Gino, che era il suo padre spirituale, è stato il padre spirituale per gli ultimi 30 anni, l'accompagnava nella nostra cappellina, dove noi ragazzi eravamo nelle preghiere del mattino, e lei si fermava lì a fare il ringraziamento. Noi eravamo
in silenzio e pregavamo con lei in silenzio. Il più delle volte eravamo lì in preghiera silenziosa, la madre si metteva in un inginocchiatoio davanti e noi eravamo sempre, avendo la madre davanti in preghiera, noi eravamo lì tutti, no? Cioè, magari chiedendo al Signore, insegnami un pochino a pregare con il suo cuore, no? E più di una volta lei a un certo punto cominciava a parlare. Sentivamo solo la sua voce, no? Parlava con Gesù. Ma parlava, si vedeva proprio che era un dialogo, no? Dove lei diceva e poi faceva silenzio perché ascoltava e in base a quello che ascoltava poi diceva. C'era proprio un dialogo di cui noi coglievamo solo un interlocutore, ovviamente, che era lei. Ma ciò che mi è rimasto impresso era la confidenzialità grandissima che lei aveva con Gesù e l'intimità. L'intimità proprio di un dialogo con una persona unica, no? Come può essere Gesù, un'esperienza mistica che lei aveva in quel momento, di cui noi eravamo spettatori così un po'. Questo è un grande, lei ha ricevuto, no? Un grande dono, no? Sì, sì, sicuramente, no? Di cui non è che riesce a capire tutta la portata del mistero, no? Perciò mi rimaneva impressa l'espressione di che la preghiera, in fondo, l'intimità con il Signore, è un dialogo d'amore. Non è dire tante formule, no? Chissà quali, ma è un dialogo di intimità e d'amore in cui poi alla fine, in questo dialogo, uno può dire, ma di che cosa parlava? Parlava di tutte le situazioni della vita più concrete che lei sperimentava. Parlava anche delle difficoltà che viveva, non nelle congregazioni, con i figli, con le figlie, dello sviluppo della congregazione. Parlava dei problemi quotidiani, parlava dei lavori che si stavano portando avanti e che lei non aveva la possibilità di pagare gli operai a fine mese e diceva, Gesù, per favore, questi devono mangiare, vedi un pochino di intervenire perché io i soldi non ce l'ho. Poi il Signore interveniva con la provvidenza, no? Sempre interveniva. Sempre interveniva, ma anche con il lavoro. Faccio una piccola parentesi qui. Lei univa sempre la provvidenza con il lavoro, con la parte nostra. Aveva fatto un laboratorio enorme, no? Per la ditta Spagnoli, un laboratorio di maglieria dove le nostre suore hanno lavorato alla grande, uno dei migliori che ha avuto la ditta Spagnoli, no? Ma c'erano dei turni di lavoro impressionanti, quindi lì c'erano delle entrate notevoli, quasi 100 suore giovani allora, capacissime di lavorare, di ricamare, eccetera, quindi di alta specializzazione. Quindi il lavoro intenso, Gesù le faceva capire, voi fate la parte vostra fino in fondo. Io faccio la mia. Ecco, dove non arrivate poi ci penso io, però la parte vostra la dovete fare. Chiudo la parentesi, che è importante. Molto, questo, no? Molto. Molto importante, quindi. Ma tornando a quello, quella preghiera era impastata di intimità, di confidenzialità e di esperienza pratica della vita. Quindi parlava dei lavori, degli operai che doveva pagare, delle loro famiglie che dovevano mangiare. Ricordo una volta un'espressione simpaticissima. Dice Gesù, ma hai visto che le galline non fanno le uova? Aveva messo un laboratorio di galline, un laboratorio. Le cose proprio più semplici. Sì. Ma non mi ricordo come si chiama, vennero dei giapponesi, mi ricordo, a fare delle gabbie per le galline con un sistema giapponese di quelli che poi sono andati avanti, per cui le galline stanno lì, mangiano, bevono e fanno le uova tutto il giorno, no? Con un sistema proprio, ricordo ancora il posto dove l'aveva fatto mettere, no? Dice però non fanno le uova. Dice, io cosa do da mangiare ai figli? Cioè, e poi parlava di altre cose, diciamo, più alte, più elevate, se vogliamo, più serie, ma la vita, la preghiera impastata di queste realtà quotidiane. Questo mi è rimasto molto impresso, no? Poi un altro ricordo che ho
di come lei appunto seguiva tutti i lavori in continuazione, ma si vedeva anche che c'era nell'intimità con Gesù, c'era anche un forte desiderio di soffrire con Lui. E questo è un altro aspetto che mi ha colpito sempre. Lei ha avuto tante esperienze straordinarie di unione con la passione di Gesù. Anche a Collevalenza ci sono testimonianze di padri nostri, di suore nostre, che l'hanno vista con le braccia aperte durante la Settimana Santa soffrire i dolori della passione, proprio con le labbra screpolate, asciutte, come Gesù stava sulla croce, no? Sono grazie mistiche straordinarie. Ma lei diceva che al di là di queste grazie mistiche straordinarie, lei voleva vivere la sua vita con tutte le difficoltà, le prove, le malattie, ne ha avute tante, proprio come un'esperienza di intima unione con Gesù, con la sua croce. L'unione con l'amore crocifisso era il segreto della sua vita. Perché? Perché in fondo lei diceva una cosa importante, che la scienza dell'amore si impara nel dolore. Cioè il vero amore si dimostra quando tu sai soffrire. E questo vale per la vita di ciascuno di noi, penso, per una vita di famiglia. Certamente. In una vita di famiglia, se uno non sa soffrire per il marito, per la moglie, per i figli, per le situazioni che arrivano, prima o poi piglia e scappa via, no? Cioè, veramente la scienza dell'amore si impara nel dolore, nelle difficoltà, nelle prove della vita. E lei questo lo faceva proprio, diceva, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, che sulla croce ci ha dimostrato l'amore più grande. Vuoi sapere se ami? Vedi come sei capace di affrontare le sofferenze della vita. Lì capisci se sai amare davvero. Padre Aurelio, alle persone che si trovano in grande sofferenza in questo momento, che cosa possiamo dire? In chiusura. Che abbiano una grande fiducia in Gesù, perché Lui ha condiviso la nostra sofferenza. Non è uno che non è capace di capire le nostre sofferenze. Per questo il Figlio di Dio, fatto uomo, ha voluto condividere la sofferenza e andare sulla croce, perché non potessimo mai dire, va bene, sì, tu sei il Figlio di Dio, ma tu non sai cosa sperimento io con la sofferenza. No, Lui l'ha voluto sperimentare per questo, perché lo sentissimo vicino e potessimo rivolgere anche a Lui il nostro sguardo in quei momenti pieni di fiducia e non perdere mai la speranza. Ecco perché il Signore ha voluto dare questo nome. Dio la chiamò speranza, perché chi ha questa profonda fiducia nel Signore anche nei momenti più duri non perde la speranza. Quindi non perdiamo la nostra speranza e cerchiamo di rivolgere i nostri occhi a Dio, al cielo. Sì, questo sguardo ci salva, no? Perché noi stiamo qua giù con i nostri problemi quotidiani, con le nostre fatiche, sofferenze, tribolazioni. Però se manteniamo fisso lo sguardo, diceva Madre Speranza, su di Lui, sarà Lui che ci porta. Addirittura usava un'espressione anche Madre Speranza, dice, guarda che quando tu porti qualche peso, no? Qualche croce della vita, non dimenticare che la maggior parte di quel peso lo porta Gesù con te. Non sei solo, Lui è lì. Non lo dimenticare, diceva lei. E visitiamo ovviamente il santuario dell'amore misericordioso di Collevalenza. Io la ringrazio, padre Aurelio Perez, fratello dell'amore misericordioso, rettore del santuario dell'amore misericordioso, per queste parole davvero straordinarie, sante, se possiamo dire così. E vorrei chiudere così, padre Aurelio Perez. Era una donna semplice, fragile come una canna, come la roccia salda. Era forte come l'amore. Josefa era il suo nome e Dio la chiamò Speranza.
fu pane e acqua fresca, fazzoletto per le lacrime, brezza soave e casa aperta. Fu mano di Dio per l'uomo e grido dell'uomo a Dio, melodia di misericordia nella sua flauta. I piedi leggeri, lo sguardo profondo e ampio, le mani sempre aperte e l'orecchio attento. Sapeva parlare a Dio, fisso lo sguardo nell'amore crocifisso. Sapeva ascoltare l'uomo, più che la parola l'esempio, come una scopa, ardeva come una lampada d'argilla. Il fuoco tendeva in alto, l'argilla partiva dal basso, dall'uomo caduto, ferito, abbandonato, e Dio la chiamò speranza. Padre Aurelio Perez. Alla prossima, carissimi telespettatori. Grazie. Io so che un dia il vicario di Cristo vendrà a visitare il santuario del suo amor misericordioso. Thank you.